lo fa per certi non lo so, è anche quest'anno i grandi della musica italiana si sfideranno ai Wind Music Award dal prossimo lunedì dal 9 maggio dalle 4 alle 7 del pomeriggio con meno della vita. C'è un amico di Michelin online, la creativa sul procedurino Caiazza. Penso di aver letto qualcosa tipo qualcosa su Facebook, di non lo so perché non mi è del tutto quello che ho detto il giorno che si è portato. Stabilisce che da un'indagine di mercato molto vasta in Italia che i libri di poesia sono pochissimi quelli che vengono venduti, non 0,68% dei pubblicati di poesia sono vengono venduti perché in Italia non si vengono nessuno e soprattutto qualche prato non c'è la poesia. Quello che facciamo con l'associazione, inizialmente siamo partiti con la letteratura e quindi la poesia, poi ci siamo evoluti, tra virgolette, quando ci siamo resi conto che molti sia dei soci che degli amici che frequentavano l'associazione in realtà erano molto poliedrici, quindi c'era chi scriveva poesia ma allo stesso tempo suonava, o come fa Piero Luigi, chi suona, chi dipinge, chi scolpisce, chi esercita una qualsiasi forma artistica o letteraria. A questo punto abbiamo detto perché non ci apriamo quindi anche al teatro, visto che molti sono attori di teatro, e altri, la scenografa, Michela scrive poesie, certo invece fa un'altra come professione anche originale, quindi volevamo dare spazio a autori artisti e vogliamo incentivare l'arte, questo è lo scopo principale. Siamo qui a Napoli, siamo già venuti qui l'anno scorso e abbiamo incontrato tantissime persone carine e interessanti, poi iniziano delle amicizie e abbiamo organizzato tutta una serie di non solo di eventi in cui ci si incontra letteralmente, perché l'associazione opera sia su internet, però internet, come lo sapete, sia tramite Facebook, è una vetrina in cui tu vedi ma non conosci, noi che l'abbiamo visto adesso la prima volta, ci siamo su Facebook e siamo in contatto già da un po' di tempo, ma con tantissime altre persone che dovrebbero anche arrivare. Sono condizionario perché chi è di Napoli magari ci vuole più vive uno spazio temporale che è diverso dalle 16 è un orario vero? Una sì, Roma è così, però a Roma alle 4 diventano le 18.30 per domani, quindi abbiamo una professione. Abbiamo una serie di servizi che offriamo gratuitamente agli autori, tra cui c'è la web di tutti, che utilizziamo per iniziato. Sì. Letteralmente al, non so, alcuni paesi dell'Europa, Canada. Del Canada, dell'Argentina, dal Perù e via dicendo. Quindi insomma chi non può assistere fisicamente è un po' venire dal Canada. E l'hanno fatto, tranne abbiamo ricevuto amici che sono venuti dalla Costa Rica, dagli Stati Uniti, dal Canada, solo per conoscere insieme. E questa qui è diventata una community molto alta, che su internet chiaramente è più facile. Poi ogni tanto, malgrado gli impedimenti familiari, non riesce anche ad avvicinarsi a questo. Ok, l'associazione si occupa anche di editoria, vuole dare spazio alla possibilità di pubblicare quando ci sono è molto machiavellico e difficoltoso, no? Entrare in discorso della pubblicazione. Organizziamo anche un po' fotografici, filmati, stiamo facendo un po' di tutto. E come si è fornito, e quindi sia stato la discutita iniziale per nascere l'associazione, abbiamo deciso che come ricordo non deve esserci un leader, chiunque può prendere le redini in mano e stabilire perché non funziona e la soluzione lo fa. Se chiaramente c'è un segno di persone che sono interessate per avanti con la con moltissime persone, per cui Alfonso Verissimo, Alfonso Verissimo, ci siamo conosciuti con una condizione di poesia.
e quindi poi alla fine si diventa amici, no? Si va a mangiare la pizza con i rapporti di tutti loro, così stasera si parte, si va a vacanze, dicendo, perché l'utile è divertente, quindi non soltanto le manifestazioni ormai accademiche. Oggi mi sono presentato così, ma a volte siamo costretti a presentarci in qualche palazzo e prendere l'ambito, si fa la provincia, tipo la settimana prossima a Firenze, però quando si fa con amici come si fa in un certo clima, quindi assumiamo la maggior. E sono tutte piacevoli e divertenti le manifestazioni, perché ci si scioglie e non sono accademiche da cattedra, allora signori oggi si inizia a sapere queste cose, no? È vero, è stato così. Allora, le presentazioni di stasera. Perché vedo già che sono stato addormentato. Ha dato troppo. Allora, intanto le presentazioni. Allora, abbiamo Michela Migliore, che viene da parte di Montalese, quindi quasi di casa. Poi alla fine ci ha messo lo stesso tempo con Cagliari da Roma. Come si spiega? Due ore ci avrei visto, e due ore qualcosa da Zanetto. Bene, poetessa, scrive, e appunto di Timur, dopo vedremo anche questo libro che è l'Alba, questa sigla che ti può insegnare. Allora, io la prendo che ho scritto così non mi piaccio di noi, faccio più per me, è stato fatto sicuramente. Vittorio Roccola, e se ti levi. Come? Se ti levi. Con Vittorio, il caffè letterario di Firenze, e lui poi partecipò anche, inviò un filmato molto carino di un video che inviò anche a Celestati da Monastero, con un video in cui lui e un altro attore sono vestiti da pacchetto di sigarette di Malboro, e quindi è una cosa molto interessante, un video quasi scorto, non era una cosa molto lunga. Tre minuti. Vittorio scrive, come lacrime sulle compri è il suo manico, ed è qui. E dopo ce ne parlerà. Nestor Piacenti con note sonate. Eccolo qui. Perfetto. E anche lui è napoletano. Si sente. Perfetto. Pierluigi Tizzano viene da un altro pianeta. Sorrei da un altro pianeta. Eh sì, perché il Club dei Frustrati è la sua ultima opera. L'altro anno presentò qui il libro Polvere di Diamanti. Interessante, tanto che mio figlio che l'ha letto, papà, devo conoscere gli amici. Sono rimasto sconvolto perché lui legge il Malpolitiere. Allora ho detto ok, mi sarà l'occasione che presenterò per Luigi. Ho detto guarda che è un uomo. E tuo figlio ha detto va bene. Mamma, mi devo preoccupare? No, mi preoccupo io perché se gli piace il Club dei Frustrati. No, gli è piaciuto Polvere di Diamanti. Figura di quest'altro. Quello che leggerà domani quando gli arriverà a casa. Francesca Amoruso. Francesco, il ciclo della vita. Perfetto. Eccolo qui. Molto ecologico anche come disegno. Bellissimo. Si vede proprio una vita rigogliosa e nello stesso tempo. Ma in questo l'editore? Chi è la casa editrice? La 11. La stessa mia. Stessa casa editrice. Poi abbiamo Mary di Spino. Eccola lì, Mary. 18 marzo. Io sono curiosissimo per sapere che cosa è successo. Sarà successo qualcosa? Leggi il libro, lo saprai. Bisogna leggerlo. Anche di quale anno abbiamo scoperto? Sull'anno si può scegliere. Allora intanto vi dico che Luana sta filmando, vedrete le immagini tutte tremolanti, perché ha bevuto prima di... niente, da buona vereta. Reggo Luana, tutto. Vedi di niente, non mi prende, devo dimagrire ancora altri 10 kg e poi dopo non mi riprendo. Cosa succede? Che i video che realizziamo li mettiamo sulla nostra web TV e quindi vengono diffusi in streaming, li mettiamo sia sul nostro portale che su YouTube. Per cui se avete dei problemi, non volete essere filmati e visti, così togliamo le scene, perché a volte può capitare. Anche lui deve presentare? No, non deve presentare. No, deve presentare. Che è un mio ultimo libro, che sarà già un anno e mezzo fa, è un libro veramente sconvolgente. Lui mi aveva consigliato in qualità di avvocato di non pubblicarlo.
dico solo questo. Ah, lui è? Sì. Me lo dicessi l'anno scorso. Finalmente l'ho conosciuto. Perché è una... tutta la città... Vabbè, lo sapete dopo. Dopo di tutto. Lascio un sospeso. Allora, noi inizieremo invece adesso con la fine di Alfonso mi ha detto di venire qui, in macchina con me, ci siamo fatti tutto il foliaggio, ho fatto una cava tanta a Napoli, non parlare di musica. Benissimo, non parliamo di Alfonso di da cui viene. Ci parla del suo libro, è interessante, no? Perché, ma se lo dirlo, che fa per sentire loro. È scritto da Colano con i Feltrinelli. E niente, quindi chi volesse lo può trovare lì disponibile, in modo semplice, basta digitare su Google il mio nome e cognome, Alfonso Crisani, e scrivere Feltrinelli, lo trova in elenco. E niente, quindi io vengo a offrire la promessa, nel senso che credo no, un autore debba parlare con quello che scrive, con quello che fa, cioè. Poi se questo interessa è biografia, quindi io non ritengo di dover dire un libro. E quindi anche per rubare con gli altri andrei a leggere tre composizioni, non di più. Ovviamente una di queste non è la Divina Commedia, sennò sarebbe tutta la giornata. E sono tratte da due raccolte che appunto sono edite. La più risalente si chiama Costellazione Aperta e la più recente Dentro dal Deserto. Da Dentro dal Deserto vi leggo Rosa dei Venti, che è una delle composizioni che ritengo un po' programmatica e introduttiva, un po' di quella che è la tematica. Io vado così e poi insomma, senza nessuna formalità. Guardo il ponte, slanciato sicuro nel mare, e so che non posso arrendermi. Anche oggi devo tracciare la mia rotta, strada per strada. E avevo volto la direzione est, con la speranza di trovare colori per tutti. Ma c'era solo tristezza e ricchezza veloce a Lubiana. Non c'è questo. E dentro di me. Non ho bisogno delle tue case di calce e del cielo vicino, per sapere che ognuno di noi ha una sua redenzione da compiere. Avanzo piano, stringendo quanto più possibile l'angolo, verso nord-ovest e sento che un procedere inclinato, contro il vento duro che viene dalle sue industrie, città e banche e religioni. Onde di freddo, onde di ferro seguono nel freddo. Devo mantenere con speranza la via rosa dei venti, cercando la stella polare, là dove solo penetra. Questa è la prima volta. Dopodiché vi leggo questa che si intitola Al di là del cielo, anche questa è tratta da Dentro dal Deserto. Il titolo appunto è Al di là del cielo. Non cerco haiku, alcuni pronunciano haiku per la verità. Non cerco haiku, non sono la mia origine. Non scrivo in rima, credo ancora in leopardi. Non dipingo graffiti per le strade, mi basta Kerouac. Ho la pelle bianca, ma non sono fiero del mio ipocrita occidente. E non amo l'Oriente che lavora low cost con i suoi bambini. Non ho un posto, non sento un mio confine da difendere. La terra che nessuno vuole, la terra senza bandiere. La terra prima di ogni creazione, forse al di là del cielo, certo. Poi vi leggo questa che è da Costellazione Aperta e si intitola Sala d'attesa. Vapori estivi residuati alla notte. Senso di distruzioni. Quando la sofferenza scolora in un deserto di sole, troppo caldo, per una pace non trovata, tu credi davvero me, una vela senz'anima. Scrivo queste righe tra una stazione e il dolore che non ha lacrime. Questo partire è il mio tempo,
e l'umanità che resta ai miti di sogno. L'ultima con cui mi congedo da voi, grazie dell'attenzione, è quella che un po' rifà il verso al titolo che è Dentro dal deserto. Senti, perché Dentro dal deserto non lo ricordo più? Questo Dentro dal deserto significava molto, molto brevemente questo. Io penso che tutti noi in un modo o nell'altro, quando ci poniamo in un certo modo di sentire la vita, ci troviamo in realtà molto più soli di quanto non immaginiamo, perché quello che ci circonda è più un deserto che altro. E che in questo deserto però noi esprimiamo la nostra interiorità. Allora è un dentro che però viene da questo deserto. Quindi è, come dire, un deserto che può essere anche fisico, e qui è anche descritto, oppure appunto soltanto immaginato, ma comunque reale. Il dentro rappresenta tutta la nostra dimensione emozionale, interiore, con la quale noi ci portiamo nella vita che c'è attorno e che purtroppo, per il mio modo di vedere le cose, spesso resta un deserto. Interessante, mi ricordavo un po' un attimino qualcosa che va molto al di là della poesia, no? San Giovanni che a un certo punto dice: io sono la voce di colui che grida dal deserto. Ma quando lei si dentro dal deserto, mi viene in mente questa scena, no? Immaginiamo un grido del Signore, una persona che comunque si trova in una, e poi viviamo un periodo di aridità intellettuale e culturale generalizzata. Questa è una situazione che è penosa, le mette al di là dell'aspetto politico, noi siamo in Fiorentina, per Napoli, ma anche a Roma succede la stessa cosa. Iniziano di essere il suo vero compito, quello di gridare con fatto come fa anche la poesia di Michele, dopo sentirete, dovremmo lanciare proprio un grido, incazzarsi per me, quella sarebbe proprio il termine esatto. Anche se serve a poco. Serve a poco, però il poeta dovrebbe sollevare le coscienze, quindi far capire il poeta, lo scrittore, perché è lo scrittore in generale, il ciclo della vita, sono tutti i titoli comunque che evocano in qualche modo un disagio, cioè un desiderio di capovolgere la situazione. Potenziale certo, abbiamo tutti però niente nessuno. E non si sa come. Lotta, diciamo appunto che sarà una poesia semplice, no? Nel senso stretto, però noi crediamo molto che qualcosa possa accadere se gli scrittori si progetta veramente di sollevare maggiormente le coscienze. Quindi scrivere più sul sociale e non poesie d'amore, essenzialmente, o comunque visioni di prospettive, ma qualcosa di più aperto, che fa toccare anche tematiche di questo tipo. Parliamo per noi, perché noi abbiamo fatto adesso un concorso dedicato alla bella età, no? E quindi la maggior parte dei poeti che hanno aderito sono poesie su Garibaldi, Risorgimento, Bella Italia, Viva l'Italia, nessuno ha arrabbiato veramente dentro. Italia 1700 anni di sottotitoli, no, è bellissimo, bello, anche il Risorgimento, no, dovremmo fare qualcosa di più forte, chissà, forse più uno. La finale del concorso. La bella Italia, era anche provocatorio, in un periodo di contesto in cui ci sono, diciamo, malcontento in generale, sollevare un titolo del genere, ci aspettava pure qualcuno un po' arrabbiato, invece no, ogni più componimenti eccezionali, l'Italia è magnifica, l'Italia è bella. Sì. Come si dice a Napoli, a non adoffianarsi. Io però non vorrei fare la pesante in questo senso, sono d'accordissimo con quello che dici e quello che voglio dire, però questa raccolta lascia proprio da questo tipo di sensazioni, no? Cioè è un deserto, però io penso che uno non ci si debba arrendere dentro, e allora da un deserto puoi anche scriverci un libro, e secondo me sono molti libri che in questo deserto vengono fuori, e quindi non soltanto i libri, ma anche le persone ovviamente che stanno da una parte e dall'altra del libro, di chi li scrive, di chi li legge. E guarda caso, diciamo, una frase di dedica del mio libro nasceva da una lettura che è quella di Jean-Claude Dissot, italo-francese, ed è tratto da un libro molto bello che vi consiglio, perché poi lo dicevamo anche nei nostri colloqui simpaticissimi, bisognerebbe almeno leggere quanto si scrive, no? Cioè leggere è importante altrettanto quanto scrivere, se non di più.
E questa frase è molto semplice, Dizio, io la dedico un po' a tutti coloro che appunto in questo deserto, pur guardandolo realisticamente in modo molto crudo, non vogliono accettare di naufragare per te. È bellissima secondo me questa frase. Se hai un cuore non puoi perdere niente, dovunque vai puoi solo trovare. Io la trovo, cioè, mi commuove questa frase, insomma. E il titolo, guarda, io volevo leggerne una appunto di carattere sentimentale per non appesantire e chiudere, poi il resto è. Si intitola Sul corpo. Sul corpo vedo il presente e il passato, le prove del vivere, le colpe scontate, le linee sulla tua pelle segnate dal tempo, le volte che hai riso e hai pianto, le cose che hai preso, lasciato, sfiorato con le tue mani, e le luci e le ombre ancora, che ora accarezzo e inseguo con il mio sguardo, mentre sei nel sogno. La parte nuova che risuona come un inno alla vita, no? Questi richiami, questi richiami. Di te stesso dentro da te sempre, anche il libro di Vittorio, come lacrime sulle punte, proprio vivo la vita, la speranza, no? E poi il libro di una persona che si ritrova agli ultimi giorni della vita, questo è lei, giusto? Si legge in si sbaglio, e che quindi comincia la sua visione completamente diversa, immaginiamo quello che possa essere, possa significare, la nostra vita che si apporta alla nave, negativa, no? Si segue sempre costantemente con gli stessi libri, ma all'improvviso c'è un tempo che viene posto e quindi si vincono la speranza. E questa è l'odissea del personaggio di Vittorio, ma che viene società da Vittorio con come l'anche le sue voci. Vittorio vive a Roma. Sei di Roma, vero? Di Roma, sì. Allora, buonasera, grazie di essere qua, perché mi sembra che uno dei primi sabati assolati, le 4, sta qua forse, è un sacrificio, quindi capisco perfettamente, è un bellicio per niente, come si dice a Roma. Allora, Come lacrime sulle punte è un romanzo edito dalla casa editrice Pagine ed è un inno alla vita e alla speranza, tra il suo racconto molto drammatico, cioè in apparenza il racconto è drammatico, ma in realtà poi emana un messaggio molto positivo. Dunque, Enea Pedrini è un uomo di 45 anni, è un uomo straimpegnato, un uomo che corre sempre, un fotografo, papà di due bambini. Quello che facciamo noi oggi corriamo, siamo pieni di impegni, corriamo sempre, ma corriamo senza un traguardo, corriamo perché gli altri corrono e noi corriamo insieme a loro. E praticamente Enea Pedrini improvvisamente scopre di essere affetto da un cancro al cervello e quindi di avere pochi mesi di vita. Da questo punto in poi la sua vita cambia, perché lui vedrà la vita sotto un'altra prospettiva. Ossia, ogni cosa che prima sembrava banale, un tramonto, la vista degli amici, il sorriso dei suoi figli, l'amore, l'amicizia, diventa incredibilmente importante. E questo libro nasce da due miei convincimenti. Il primo è quello che è punto comune, però è facile dirlo ma difficile metterlo in pratica, è quello che quando noi stiamo perdendo, abbiamo perso una cosa e quella cosa diventa incredibilmente importante. Prima no. E dato che la vita è un dono, è il più grande dono che noi abbiamo, allora io credo che noi dovremmo apprezzare la vita prima di arrivare agli ultimi giorni della nostra vita. E la seconda è quello che, lo dico qui nella prima pagina introduttiva, io dico, leggo, eccoci qua, prima di morire c'è sempre qualcosa ancora da fare o qualcosa che si doveva fare e non si è fatto. E questo perché? Perché come dicevo prima, noi corriamo ma non siamo costruttivi. E poi soprattutto c'è un altro fattore, noi crediamo di essere immortali. Secondo me noi viviamo come se non dovessimo mai morire. Le cose succedono sempre agli altri, è un sentito dire, succede al figlio del vicino, a quello di sotto, a quello di sopra, però non succede mai niente. E quando improvvisamente ci troviamo a nudo perché c'era una notizia simile,